Se voi leggete il Critias del Timeo di Platone, dove si racconta esattamente la stessa cosa, cioè che gli dèi si dividono i popoli, Platone ci racconta che invece alcuni di loro governavano assieme per affinità caratteriale loro, per affinità di progetti. La Bibbia, siccome la Bibbia ci parla soltanto di questi e del loro governatore, la Bibbia ci dice che di loro lui se ne è occupato da solo. Finito. Basta. È qui. È qui. Non c'è bisogno di traduzioni particolari. E bisogna veramente inventare delle interpretazioni teologiche, allegoriche, per nascondere questa evidenza qui. Allora, il capo di Israele che dice a quello lì: il tuo Elohim Kamosh ti ha dato quelle terre e tu te le tieni, il mio Elohim Yahweh mi ha dato queste e me le tengo, punto. Ma si può essere più espliciti di così? E qui si dice: lui si è occupato di questi qui da solo, non voleva altri. Questi qui nella Bibbia hanno anche degli epiteti, cioè dei termini che indicavano un pochettino, rappresentavano un po' le loro attitudini. Per esempio, abbiamo visto prima, Yahweh in Esodo 15 è definito Ishmil Kama, uomo di guerra, lui era un militare, faceva solo quello. Questo qui viene chiamato Baal Peor. Baal significa signore, padrone. Peor è una radice ebraica che significa esporre gli organi genitali. Tant'è che nella Bibbia troverete scritto che Baal Peor ai suoi moabiti faceva praticare molto sesso. Tant'è che nella Bibbia troverete scritto che questi qui mollavano Yahweh per andare da quello là. E Yahweh diceva: se voi mi tradite, io vi ammazzo. E lo faceva, leggetelo nella Bibbia. Se voi mi tradite con, io vi ammazzo. E in una sola occasione ne ha uccisi 24.000. Un altro si chiamava, era signore delle mosche. Signore Zabub. Quando la teologia ha elaborato l'idea di Dio, lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte, ha elaborato l'idea di Dio trascendente, onnipotente, spirituale, creatore dei cieli e della terra, sapete che ha elaborato anche, di là, diciamo, del mondo trascendentale, ha elaborato i suoi nemici, i suoi avversari, cioè, quindi, il mondo dei demoni. E da dove l'ha preso il mondo dei demoni? Dai suoi avversari reali, che li ha trasformati a loro volta. E Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fegor, che poi è diventato Bel Fagor. Baal Zabub è diventato Bel Zebub. Cioè, i nomi dei diavoli sono stati inventati partendo da quei nomi lì. Per quelli i diavoli erano così potenti? Perché erano come lui. Uguali. Uguali. Nessuno di erano solo i suoi rivali concreti nello stesso territorio. Tant'è che Salomone, leggetelo nei libri dei re, Salomone, che era il più saggio di tutti gli uomini, ha fatto costruire dei luoghi di culto a quelli lì. Ma come Salomone, il più saggio di tutti gli uomini, colui che avrebbe dovuto convincere il suo popolo a stare con il Dio unico, no, fa costruire dei luoghi di culto agli altri. E Yahweh interviene e gli dice: io ti tolgo il regno. È che Salomone sapeva bene che quegli altri c'erano e che Yahweh oggi c'era e domani potevano non esserci più. Quindi era bene tenersi buoni tutti quelli che gravitavano su quel territorio. Perché non si sa mai. E non si sa mai perché. Perché la Bibbia nel Salmo 82 ci dice che gli Elohim muoiono come tutti gli uomini. Salmo 82, leggetelo. Voi morite come tutti gli Adami. Voi morite come tutti gli Adam, dice. Dove era la mano? Sì. Una domanda: in questo momento noi stiamo parlando di Abramo, tutta la loro discendenza, di Nagor. Sì. Praticamente siamo di fronte a tutta la dinastia di quel Abramo che sta perdendo geneticamente la sua purezza, chiamiamola così. Contro questi Elohim che invece sono i suoi creatori. No, non contro. Non cioè, contro. Nel senso, sì, c'è questa alleanza fra loro che sono la discendenza impura del primo Adamo e
anche questi sono frutto della stessa discendenza, sì. Cioè la Bibbia è proprio, come dicevo prima, il racconto dell'alleanza, perché la Bibbia è il libro che hanno scritto questi qui, ok? E loro raccontano della loro alleanza con il loro capo, punto. E tutto ciò che vogliono fare è far vedere, far credere che il loro capo era il più grande e il più potente. C'è una persona che sta facendo un percorso che si chiama Gerui, che è il percorso per chi non è ebreo ma vuole entrare dentro e essere ufficialmente riconosciuto. C'è questo percorso che si chiama Gerui, diciamo è un percorso verso la fede ebraica, diciamo così. Questo percorso viene seguito sempre da un rabbino che sarà poi quello che certifica che questa persona può essere inserita. Ora, questa persona mi scrive in assoluta tranquillità, dice, ma il mio rabbino dice le cose che dice lei, che in origine tutti questi, ognuno di questi aveva il suo ed è poi solo con i secoli che si è fatto in modo di far diventare Yahweh prima il più importante e poi addirittura l'unico, ma dice all'inizio ce l'avevano tutti. Questa persona, tra l'altro, all'interno di questo percorso fa dei, come dire, dei mini saggi, delle mini tesi, eccetera, e cita il mio lavoro. Sta per essere inserita nella comunità. Mi spiego? Cioè, è per noi che queste robe qui sono tabù, no? Per loro. Prego. Quindi volevo chiedere anche per gli ebrei, che inizialmente c'erano tanti, per gli ebrei c'erano tanti dei, e poi successivamente è diventata una religione monoteista, però non si vergognano di dire che c'è stato questo passaggio in qualche modo, ne parlano tranquillamente. Ne parlano tranquillamente. Perché mentre noi, quando dico noi, intendo dire i cristiani, dobbiamo credere per fede, tra l'altro parlare di ebraismo come religione non è neanche corretto, perché non è una religione, è un modo di essere. C'è cioè un'appartenenza precisa a quell'alleanza, e per loro non è una fede, ma è la fiducia. Che se loro fanno la loro parte del patto, lui prima o poi farà la sua. Che è l'unica cosa che interessa. Quindi lui esiste ancora per loro? Potrebbe. Non è morto. Potrebbe. Anche se muore. Potrebbe benissimo, sì, muoiono, ma hanno una vita di alcune migliaia di anni rispetto alla nostra. Paolo. Tra l'altro a novembre uscirà un libro del dottor Francesco Esposito sulla il cristianesimo, un'invenzione di Paolo. È così. Quindi Paolo è il fondatore del cristianesimo e quindi i cristiani hanno il dovere di credergli. E lui nella lettera, lui era un ebreo di estrazione di cultura farisaica, nella prima lettera ai Corinzi capitolo 8 dice, anche se infatti vi sono delle cosiddette divinità nel cielo e sulla terra, come di fatto vi sono molti dei e molti signori, ma per noi c'è un solo Dio. Come di fatto vi sono molti dei, in greco è teoi, che è il corrispettivo greco dell'Elohim ebraico. Paolo, famiglia cristiana, come di fatto vi sono molti, questa è monolatria, cioè tra i tanti noi ne scegliamo uno, noi seguiamo quello lì, ma gli altri ci sono, scritto qui, Prima lettera ai Corinzi, capitolo 8. Non è traduzione di Mauro Villino. Prego. Una domanda. Come ha spiegato prima, ogni porzione delle varie famiglie avevano come capo un Elohim e queste famiglie combattevano tra di loro. Quindi in pratica gli Elohim stessi erano uno contro l'altro. Sì, certo. Allora io mi chiedo, se gli Elohim erano creature superiori ed erano dotate tra l'altro di una tecnologia molto avanzata rispetto agli Adam, come mai utilizzavano come burattini o soldatini gli Adam piuttosto che non combattersi in prima persona l'uno contro l'altro con le loro tecnologie? L'hanno fatto. E quando hanno capito che con le loro tecnologie rischiavano di morire anche loro, hanno smesso. Noi abbiamo la bomba atomica, ma facciamo combattere con i mitra. Motivo lo stesso. Se poi abbiamo tempo parliamo di Sodoma e Gomorra, ma lì nei racconti sumero-accadici, ma soprattutto in quelli assiri, eccetera,
lì si dice chiaramente che quando hanno combattuto nella valle delle cinque città, cioè Sodoma, quindi siamo fuori dalla Bibbia qui, Allora, intanto per la Bibbia, così vi dico questo. Sodoma e Gomorra era la città in cui Sodoma abitava il nipote di Abramo, che infatti viene avvertito di venire via, perché gli dicono noi domani qui distruggiamo tutto. E noi sappiamo dalla dottrina che Dio ha deciso di sterminare quelle città perché erano degli immorali sodomiti. Se voi leggete Deuteronomio 29, c'è scritto che quelle città sono state distrutte perché non accettavano più l'alleanza con Yahweh, cioè stavano cambiando alleanza militare. La sodomia non c'entra un tubo. Leggete Deuteronomio 29. Stavano cambiando alleanza, non accettavano più gli ordini di Yahweh. E allora interviene la parte militare di cui faceva parte Yahweh e dice questi qui li azzeriamo. Anche perché voi pensate, siccome c'erano dei sodomiti, Dio uccide donne, bambini, animali. Non ha senso. Non ha senso. Posso fare la domanda? Finisco solo questo. Allora, questi qui erano tanti, si combattevano tra di loro e quando decidono di sterminare quella valle, la valle delle cinque città, nei racconti, che sono Lamentazione su Ur, Lamentazione sulla distruzione di Uruk, eccetera, c'è scritto che uno di loro, Nabu, questo è un altro, non è biblico, sto raccontando fuori, stava convertendo quelle città, cioè le stava facendo passare da un'alleanza ad un'altra. Allora un altro, Nergal, decide di intervenire, ma per intervenire deve usare delle armi il cui utilizzo può essere permesso soltanto dalla riunione del consiglio degli alti comandanti. Usano quelle armi. Nergal, c'è scritto lì, volò sulle cinque città e su ciascuna lanciò l'arma del terrore. E tutto ciò che in esse aveva vita divenne vapore. Togliamo Sodoma e Gomorra, mettiamoci Hiroshima e Nagasaki, va bene. Poi succede questo, che la sede del comando era a Nippur, cioè in Mesopotamia, dove c'erano gli alti comandanti. E in quei testi c'è scritto che gli alti comandanti dicono: ma che il vento del male sarebbe arrivato fin qui, chi avrebbe potuto predirlo? E abbandonano i centri di comando per non morire. Che il vento del male sarebbe arrivato. Se volete tutta la documentazione, andate su internet e cercate il professor Roberto Bontestiano, che ha condotto tutta la ricerca su questo, ed è il vento del male in Sumeria. Andate e trovate tutta la documentazione, compresa geologica. Questo è avvenuto nel 2025 avanti Cristo. Quindi nel 2025 loro combattevano ancora con le loro armi. Tra l'altro, se invece vi spostate più in là sul pianeta Terra, siamo nello stesso periodo in cui viene azzerata la civiltà e la città di Harappa in Mohenjo-Daro, e siamo nella valle dell'Indo. Stesso periodo, quelli si combattevano con le loro armi, e là in sanscrito quelle armi sono chiamate Tejas Astras, che vuol dire energia armi. Ok? Dopo, visto che hanno rischiato di morire anche loro, hanno deciso molto più intelligentemente di far combattere i loro sottoposti con le cosiddette armi convenzionali. Ok? La domanda? Può ripetere il richiamo? Vento del male in Sumeria, professor Roberto Boncristiano. Dov'era la domanda? Sì, no. O laggiù, adesso non mi so, forse era laggiù, sì, poi dopo arrivo. No, perché qui si è andato avanti con il discorso, in realtà la domanda si riagganciava un po' prima, ma penso che si possa fare anche adesso. Allora, seguendo la tua lettura, la lettura della Bibbia così com'è, e confrontandola con le traduzioni fatte da Zaccaria Sitchin delle tavolette dei Sumeri, in realtà non solo si racconta la stessa storia, ma la tavoletta numero 6 si racconta anche un'autobiografia di come sono arrivati qua, e il tutto si
si colloca perfettamente in un discorso complessivo con quello che tu dici della Bibbia. Convieni con questo? Sì, convengo, anche perché in realtà, per quanto riguarda i racconti delle origini, la Bibbia non è altro che una copia rielaborata di quei racconti lì. Quindi corrisponde per forza. Cioè la Bibbia è una copia rielaborata dell'Atrasis, dell'Enuma Elish e dell'Epopea di Gilgamesh. Cioè se si leggono quei tre testi lì, si vede la Bibbia raccontata con molta più dovizia di particolari, perché la Bibbia poi ha ridotto tutto a Yahweh. Quindi la Bibbia è un bignami di quei racconti lì, un bignamino. Però noi parliamo della Bibbia, e quindi io di quella parlo e quella racconto. Ma la corrispondenza è perfetta. Cioè, quando si parla di Noè che alla fine del diluvio brucia una grande quantità di animali, e sappiamo perché li brucia, perché, e questa è una delle cose che trovo una corrispondenza fantastica nel libro di Matteo Corias, bruciano il grasso degli animali perché per gli Elohim era un grasso che li faceva calmare, questo lo dice la Bibbia, no? E loro volevano soprattutto, e qui se leggete Levitico 3, voleva il grasso che copre le viscere, tutto il grasso che vi sta sopra, il grasso che sta sopra i reni e che dovevano distaccare dal di sopra del fegato. È Dio che parla. Sì, tutti, perché di questa roba qui, quindi sto arrivando proprio a questo, volevano quel grasso lì. E quando leggerete la Bibbia troverete scritto che Yahweh dice: se trovate qualcuno che usa quel grasso lì per lui, lo ammazzate, perché il suo amore è eterno. Perché quel grasso lì è mio. Gian Matteo Corrias nel suo libro ci parla della primitiva forma di religione romana. E sapete che cosa volevano gli dei romani? L'apostrofo omentum, il grasso che copre le viscere, esattamente come il grasso biblico. Nessuna differenza. È stupefacente questa roba qui. Questi ovunque andassero volevano le stesse. Nell'ultimo libro ho inserito Strabone, che parla dei sacrifici che facevano i Celti con i prigionieri di guerra. Li bruciavano, dice, perché il fumo prodotto da quel grasso era appetitoso per i loro dei. Quindi gli Elohim biblici, gli dei romani. Nei libri Mondadori, dove analizzo appunto i rapporti con i testi greci, riporto tutti i versetti dell'Iliade e dell'Odissea, questa roba qui nei testi omerici c'è più di 30 volte. I teori greci volevano esattamente la stessa roba, che volevano gli Elohim biblici, che volevano gli dei romani, che volevano gli dei dei Celti, che volevano gli dei cinesi. Ho ricevuto delle traduzioni di testi cinesi nel 1100 circa avanti Cristo, dove si racconta come veniva preparato il grasso per essere bruciato agli dei. Ma è possibile che tutti si siano inventati questa roba così schifosa? Che io parlo del mio Dio e dico che il mio Dio si calma annusando il fumo prodotto dal grasso bruciato. Ma chi viene in mente di inventarsi una roba? Invece se la sono inventata gli autori biblici, gli antichi romani, i greci, i celti, i cinesi. Mi hanno mandato dei testi buddisti dove alcune divinità buddiste volevano esattamente la stessa cosa. Cioè, ci sono troppe conferme in tutto il... Non parliamo poi dei sacrifici umani centro Sud America. Cioè, i sacrifici umani non sono un'invenzione dell'uomo crudele, venivano chiesti da loro. Cioè non è che c'erano dei popoli particolarmente crudeli, che tant'è che Strabone, quando ci dice che i Celti bruciavano, e li bruciavano vivi tra l'altro, dice per non sentire le urla, perché loro non le volevano sentire, danzavano e ballavano, ma per coprire le urla, non perché fossero dei sadici che godevano nel vedere questi qui soffrire, lo facevano perché quelli là li volevano. E Yahweh dice: questa roba qui è mia. E Corrias spiega molto bene, dice: quella era la parte specifica, la parte sacra. Sacro in antico non ha il significato che ha per noi. Sacro vuol dire diviso, separato da, per essere dedicato a. Quindi un agnello diventava sacro quando veniva tolto dal gregge per essere bruciato a Yahweh. Sacro significa questo, non sacro spirituale. Proprio il Kodesh, cioè in ebraico, il significato di sacro è questo qui. E per i romani era lo stesso, il sacer, che lo spiega bene lui nel suo libro, indicava proprio questo. Ciò che veniva separato dal resto per essere riservato a loro.
esattamente come nella Bibbia, nessuna differenza. Guardate, questa roba mi fa venire la pelle, quando io l'ho letto, quando me l'aveva segnalato, cioè mi viene la pelle d'oca, vabbè, sono molto appassionato, ma so, mi viene la pelle d'oca, perché dico, non è possibile, è fantastica questa, è uguale per tutti, è uguale per tutti. Mi scusi, non potrebbe essere anche ricollegato all'odore che sentivano viaggiati, visto che gli astronauti... Sì, allora, questa cosa l'ho spiegata in uno dei libri. Nel libro, cioè nel Dio alieno della Bibbia, ho spiegato, tra l'altro la notizia che era stata riportata dal Telegraph, che la NASA aveva commissionato alla Omega Industries, cioè che è un'azienda profumiera inglese, la produzione di un'essenza che riproducesse esattamente l'odore della carne bruciata alla griglia, per metterla negli addestramenti degli astronauti, perché lassù sentono quell'odore. L'astronauta italiana, sapete la nostra, come si chiama la grande? L'ha detto, odore di carne bruciata. Quindi chi viaggia molto, quell'odore lì lo sente. E c'è anche una spiegazione, che è l'ossidazione delle cellule della pelle che si bruciano, e quindi, cioè si descuovono più rapidamente, si bruciano e quindi si sente forte quell'odore di carne bruciata. E quindi l'hanno messo addirittura nella destra. Quindi chi viaggia molto nello spazio sente quell'odore lì. Tra l'altro un'altra curiosità ve la butto lì. Quando Noè brucia tutti quegli animali, tra l'altro uno si chiede, ma ha fatto tutto sto cacchio di fatica per salvarli, poi appena arriva sulla terraferma li brucia. No, è che era pieno di animali, perché quella era una riunione localizzata. E qui c'è una cosa bellissima di Giuseppe. Cioè... Abbiamo tempo? Vabbè. Ah, se avete tempo voi, io tanto dormo qui. Brucia gli animali e Dio assiste a quel e immediatamente si calma e dice: mai più farò una cosa simile. Nell'epopea di Gilgamesh che citavo prima, dove si parla del Noè sumero accadico che si chiama Tsiu Sutra o Utnapishtim o Utnapishtim, si dice che appunto questo qui, finito il diluvio, prepara una grande ecatombe, che sono come le ecatombus, cioè dei greci, cioè quindi uccidevano centinaia di anni, nessuna differenza, prepara questa grande ecatombe e dice che gli Anunna, che è il nome sumero accadico degli Elohim, arrivarono sul fumo attratti come mosche dalla carne. Cioè pensate uno che parla del suo Dio e dice: il mio Dio, se gli brucio quella roba lì, arriva come arrivano le mosche sulla carne. Ma si può fare un paragone più irriverente di questo? È che nessuno di quelli parlava di Dio, né loro né la Bibbia. Raccontavano di quelli lì e raccontavano esattamente ciò che volevano. Ti spiego? E tutti ce lo raccontano. E Noè che cosa fa? Pianta una vigna. Ora, in uno dei libri ho raccontato come appunto l'origine del vino, eccetera, eccetera, eccetera. Nei testi sumero-accadici c'è anche raccontato che questi si ubriacavano. E nel primo libro Mondadori ho documentato che forse anche Yahweh si ubriacava e parecchio. Perché ho riportato tutte le volte in cui lui chiede una bevanda che in ebraico significa ciò che produce stordimento. E lo trovate su tutti i dizionari. E lui tutte le volte che celebrava le feste voleva un sacco di animali bruciati, c'è un elenco lunghissimo, tenete presente che lui per casa sua voleva tutti i giorni, al mattino e alla sera, un agnello bruciato, tutti, perché quel fumo doveva essere in casa sua sempre. Quindi più di 700 agnelli all'anno bruciati per lui, per produrgli il fumo. E quando lui ordina le feste, lì c'è tutto l'elenco della quantità di animali che voleva che gli fossero bruciati. Poi una parte la mangiavano, ma la parte del grasso doveva essere bruciata per lui. E c'è scritto pure che comunque tutti quegli animali andavano sacrificati, cioè resi sacri, cioè tolti dalle mandrie e riservati a lui, non in sostituzione, ma in aggiunta ai due agnelli. Cioè i due agnelli comunque tutti i giorni dovevano essere bruciati. Poi per le feste c'era in più, e per le feste voleva quella roba lì che produce stordimento, che significa esattamente dire, in ebraico lo trovate all'inizio, dire cose senza senso.
E lui tutte le volte lo chiede. Se leggete il capitolo 28 del libro dei Numeri, lo trovate scritto un sacco di volte. Vuole quella bevanda lì, che ti fa dire parole senza senso. E nei racconti sumero-accadici c'è scritto che si ubriacavano di birra. Ma sapete che nel vino rosso c'è una sostanza che si chiama resveratrolo, che serve per prevenire e curare i problemi alle ossa derivanti dai lunghi viaggi nello spazio? Scienza, questa è scienza. Questa è scienza. Noè, la prima cosa che fa, pianta una vigna. Cioè, il vino era importante, e forse era importante anche per questo motivo. Un po' perché aiutava a stordirsi, ma questa qui è una scoperta degli ultimi 7, 8 anni, 10 anni. Questa sostanza serve, il resveratrolo serve appunto a prevenire o a curare certi processi degenerativi delle ossa per chi fa lunghi viaggi nello spazio. Combinazione. Ma la cirrosi. Combinazione. Ma la cirrosi. Ah sì. Magari lo sarei, ma non lo so. Non lo so. Prego. Devo dire, chiedere una riflessione. Ma quanti erano per fare tutte quelle stragi? Come si producevano così tanto tutte quelle persone per fare tutte quelle stragi poi, che erano sempre in guerra tutti i giorni, tutti gli anni e più tribù? Come si producevano? Si riproducevano tanti? Loro. Sì. Notevolmente, tant'è che era non a caso. Quanta gente c'era? Sì, ma noi non dobbiamo pensare, quando noi diciamo che hanno conquistato una città, noi non dobbiamo pensare a una città come quelle che abbiamo in mente noi. Lì le città, cioè i grossi centri abitati, avevano 1500-2000 abitanti. Mi spiego, quindi il numero era... tant'è che era espressamente proibito compiere ogni atto sessuale che non avesse come fine la procreazione. Quindi era proibito disperdere il seme a terra, si veniva puniti con la morte. Cioè nel senso che ogni colpo doveva andare a segno. Cioè diamo un figlio alla patria, perché ne avevano bisogno. Tant'è che quando lui li porta fuori dall'Egitto, poi li tiene nel deserto per alcune decine di anni, proprio perché si moltiplicassero e perché aveva necessità di costruire un esercito, cioè una generazione di combattenti, perché quelli che sono usciti dall'Egitto non erano combattenti. Siccome lui doveva andare a tentare di conquistarsi militarmente un posto al sole, allora doveva costruirsi un esercito, e quindi li ha tenuti lì proprio per questo motivo. E proprio stiamo divagando, cioè, vi va bene così che stiamo andando a ruota libera? Prego. Poi ricordatemi, ah no, appunto, tra l'altro, Seneca, così almeno chiudo il discorso sui parallelismi. Qualche parte ce l'ho, No, perché volevo leggervela direttamente. Questa cosa qui volevo leggervela direttamente, e così chi vuole poi controllarlo sulla Bibbia lo può andare. Che mi avevano perché mi avevano rubato prima in un blocco, in un colpo solo, tutti gli appunti. Poi ultimamente nelle conferenze me li hanno rubati a pezzi, cioè nel senso che mi hanno rubato dei blocchi, ma non fa niente, ve lo dico così. Allora leggerete nel libro del Levitico che per diventare sacerdoti non bisognava avere difetti fisici, nessun tipo di difetto fisico, perché il suo amore è eterno. Cioè gli zoppi, quelli che avevano problemi dermatologici, quelli che avevano, c'è scritto addirittura chi ha i testicoli acciaccati o è eunuco, non potevano entrare a casa sua, non potevano entrare a casa sua. Leggetelo poi nel libro del Levitico. Seneca ricorda che nelle quattro antiche classi sacerdotali romane uno dei requisiti per rimanerci era quello di non avere difetti fisici.
sacerdos integer sit, cioè il sacerdote sia integro fisicamente, esattamente come per quelli. Una egittologa a Roma, che mi ha detto non nominarmi mai se non mi rovini per tutta una serie di cose che mi ha detto, e mi dice: sai che nell'antico Egitto c'erano le caste sacerdotali, e per esempio ce n'era una, quella che si occupava di allevare gli animali per loro, e gli dice che non solo non si accontentavano, cioè non dovevano avere difetti fisici, ma dice lì addirittura dovevano essere belli fisicamente, altrimenti non li volevano, cioè talmente sceglievano. Yahweh forse aveva meno scelta, si accontentava del fatto che non avessero difetti fisici, capite? Cioè, questo era il rapporto che c'era tra quelli là e noi. E noi animaletti. Sì, probabilmente è nel blocco, che l'ultimo blocco che mi hanno rubato. No, a proposito di parallelismi con il mondo romano, se posso. Sì, mi viene in mente un aneddoto che racconta Augelio, che è un autore del secondo secolo d.C., che ha come protagonista Numa Pompilio, il secondo re di Roma, il leggendario fondatore dell'apparato culturale romano, che ha, prima appunto di ricevere da Giove, dall'Elion del Pantheon romano, perché questo era Giove, era il Dio celeste, prima di ricevere appunto le informazioni che gli servivano per fondare il culto, l'apparato culturale, è sottoposto a un esame. E l'esame consiste in questo, molto curioso, molto divertente, al limite dell'irriverenza nei confronti di Giove, della divinità. Esigo da te una testa. Augelio furbamente gli dà una testa d'aglio. No, voglio qualcosa di umano, replica Giove, al che Augelio gli dà un ciuffo di capelli. No, ma io voglio qualcosa di vivo, replica ancora Giove, al che Numa gli presenta un pesce vivo. Allora, la reazione di Giove non è quella di distruggerlo, di farlo fuori, perché sente preso in giro. Al contrario, gli dice: uomo degno di conversare con me, e gli concede ciò che chiede. E questo parallelismo, a proposito di Yahweh che apprezza i furbi, mi sembra altamente istruttivo del tipo di rapporto, tra l'altro, che con le divinità, questo si può osservare molto bene nel contesto della cultura romana, si può osservare una religio sostanzialmente giuridica. Come si spiega questo approccio non metafisico, antidogmatico, ateologico, privo di mitologia? Parlo dell'archeismo romano, cioè prima del 509 sostanzialmente, che è l'anno in cui, con la fondazione del Tempio di Giove Ottimo Massimo, la religio romana si apre alla commistione, da prima con la religione etrusca, poi con quella greca, e poi con tutto ciò che gli capita a tiro, perché nel Pantheon romano ci finisce dentro un po' di tutto. Era semplicemente questo. Infatti, cioè, questo è bellissimo, perché indica proprio il tipo di rapporto che c'era, che è lo stesso tipo di rapporto che c'era tra Israele e Yahweh, cioè un rapporto dialettico, nel senso che lo stesso Mosè metteva alla prova Yahweh. Quando gli chiede, cioè, che è una cosa impensabile, no, con Dio, cioè, lui che cerca di fregare Zeus, ma perché era normale, cioè vediamo chi è più furbo. Quando Mosè gli dice: ma senti, tu sostanza, siamo nell'Esodo, tu ci stai, tra l'altro, scusate, Levitico 21, nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi, cioè entrare a casa sua, né il cieco, né lo zoppo, né chi abbia il viso deforme per difetto, per eccesso, né chi abbia frattura al piede o alla mano, né un gobbo, né un nano, né chi abbia macchie nell'occhio, o scabbia, o piaghe purulente, o sia un uco. Nessun uomo della stirpe di Aronne con qualche deformità si accosterà a offrire la carne a lui. Ha un difetto, non si accosti per offrire il pane. Potrà mangiare del pane, ma non può accostarsi, perché il suo amore è eterno. Capite? Quindi questo discorso qui è proprio un rapporto dialettico, quando Mosè gli dice: ma visto che tu ci stai promettendo, poi vi devo parlare di Gesù, se volete. Se non vi annoiate, allora io devo vedere il tuo kavod. Kavod è un'altra parola che vi consiglierei di non tradurre.
quando trovate gloria, voi metteteci cavote, non chiedetevi cosa vuol dire. E quando trovate spirito, voi metteteci ruach e non chiedetevi cosa vuol dire. Leggete solo cosa la Bibbia dice del cavote e del ruach. Non c'è bisogno di tradurlo, così almeno si evitano discussioni. Dice: io devo vedere il tuo cavote, che viene tradotto con gloria, cioè bisogna vedere la gloria di Dio. Quindi, siccome Mosè parlava con lui faccia a faccia, e lui faccia a faccia l'hanno visto decine di persone, lo troverete nella Bibbia, vuol dire che quando Mosè guardava in faccia a Dio, la gloria di Dio non la vedeva. Tant'è che gli chiede di vederla. E troverete scritto che Dio gli dice: tienti pronto per domani mattina. Quindi se volete vedere la gloria di Dio, la dovete prenotare, e lui vi dice quando ve la fa vedere. Dice: però attenzione, se quando io passo con la mia gloria, quindi la gloria è una roba che passa, tu la guardi da davanti, tu muori e Dio non può farci niente, cioè Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria. Se però quando io passo con la mia gloria tu ti nascondi dietro queste pietre e la guardi di dietro, dopo che è passata non muori. Quindi le pietre fanno ciò che Dio non è in grado di fare, proteggono dagli effetti della gloria di Dio. Quindi se volete vedere la gloria di Dio, lo chiamate, gli dite: mi fai vedere la tua gloria, e poi vi nascondete mentre passa e la guardate di dietro dopo che è passata. E dice anche: se quando io passo con la mia gloria c'è sul versante del monte dove lui passa c'è uomo o animale, muore. Quindi fai in modo che non ci sia nessuno. Ma quelli che stanno giù al fondo nella valle, diciamo nella pianura, non subiscono nessuna conseguenza. Quindi vuol dire che la gloria di Dio agisce entro uno spazio limitato. Ma se voi vi trovate in quello spazio, crepate e Dio non può farci nulla. Per cui vi dico: non traducete, lasciate il kavod e vedete che cosa la Bibbia vi dice del kavod. E ruach viene sempre tradotto come spirito, perché siccome la Bibbia parla di Dio, lo spirito ci deve essere. Se avrete voglia di leggere la Bibbia, leggerete quindi, poi arriverete a leggere Ezechiele e leggerete di Ezechiele alcuni passi, tipo questo, capitolo 3. Poi un ruach mi sollevò e udì dietro a me un fragore di gran terremoto, mentre il kavod di Yahweh si alzava da quel posto. Ora, se kavod vuol dire gloria, vuol dire che Ezechiele aveva dietro la sua schiena la gloria di Dio che era posata a terra, lui non la vede, ma se questa gloria si alza da terra fa un gran casino e lui la sente. Udì il fragore delle ali che battevano l'una contro l'altra e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Il ruach mi sollevò e mi portò via. Quando il kavod di Yahweh, capitolo 10, si era alzata dal cherubino, perché il kavod di Yahweh si posava sui cherubini, cioè i robot, portandosi sopra la soglia del tempio, il tempio fu riempito dalla nube e il cortile fu pieno dello splendore della gloria del Signore. Cioè il kavod si alza dal cherubino dove si era appoggiato, la sua luce riempie il cortile del tempio, non quello che c'è fuori, e mentre si alza fa rumore e ha le ruote e le ali. Il rumore delle ali si sentiva fin nel cortile esterno. Cioè, pensate, cioè chi era nel cortile esterno non vedeva quello che succedeva all'interno, ma sentiva il rumore. E questa sarebbe la gloria di Dio? Chi è che interpreta? Io o i signori che ci devono vendere l'idea della gloria di Dio?
C'è qualcuno che ha scritto, ah ma no, lì è chiaro, qualcuno che difende il misticismo biblico, tra l'altro un medico, mi spiace per... che dice, ma lì è chiaro che tutto questo va ricondotto all'interno delle visioni, no, delle allucinazioni oniriche. Il che vuol dire che la fede sarebbe basata sulle visioni di un malato di mente. Se sono allucinazioni oniriche, no? È uno che è un po' disturbato. No, Ezechiele non era disturbato. Cioè, insomma, quello che chiunque fosse. Chi ci racconta questa roba qui? Ci racconta una roba molto concreta. Poi comunque leggete Ezechiele, adesso non so. Quindi i cherubini allargarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro, mentre il kavod di Yahweh era al di sopra di essi. Cioè, pensate a che localizzazione spaziale ha questa gloria di Dio. E poi all'inizio invece, quando dice che vede arrivare il ruach degli Elohim da nord, il che vuol dire che lo spirito di Dio, se arriva da nord, vuol dire che a est, a ovest e a sud non c'è, e se arriva vuol dire che lì in quel momento non c'era. Insomma, cioè, è tutto talmente chiaro che veramente, per questo vi dico, non traducete, perché altrimenti qualsiasi traduzione si dia, no? Uno poi deve spiegarla, invece non c'è bisogno. Quando c'è spirito mettiamoci ruach. C'è qualcuno che dice, ah, Biglino è talmente scemo, cosa possibile, che quando si dice che Yahweh instillava lo spirito profetico, allora vuol dire che metteva dentro la testa dei profeti una macchina volante. Arrivo. Allora, io ho già fatto... Io spero, per l'intelligenza di quelle persone che dicono queste, che non credano in ciò che dicono. Perché se ci credono, devono essere loro seriamente preoccupati per la loro intelligenza. Perché spirito, cioè ruach, esattamente come spirito in italiano, e la lingua ebraica è una lingua polisemica, meno dell'italiano, l'italiano è molto più polisemico, ma comunque la lingua ebraica è una lingua polisemica, per cui ruach ha tanti significati, esattamente come spirito in italiano. Cioè, se io dico che ieri ero un po' giù di spirito e quindi per tirarmi su sono andato a trovare un amico che è veramente un uomo di spirito e mi fa ridere tantissimo, e lui ha un hobby, quello di distillare lo spirito dalle minacce, e lui vive in una casa che è vicino a una costruzione del 700 che si dice essere abitata da spiriti, e io, quando ho due alberi di prugne, ad agosto, quando le prugne sono mature, le metto sotto spirito. Allora, qui ci sono tanti significati della parola spirito. Quando io vi ho raccontato adesso questa storiella, voi avete avuto difficoltà di volta in volta a capire a che cosa mi riferivo? No. È esattamente la stessa cosa. Sarebbe, cioè, se quella persona lì, quelle persone lì che insomma, fanno questa critica, che ovviamente mi fa un po' sorridere, sarebbe come se adesso uno dicesse che quando, che so, il capitano di una squadra, che so, di calcio, mette nei suoi lo spirito di squadra, ci mette dentro la grappa. Perché spirito, no, tutti capiamo cosa vuol dire. Quindi quando Yahweh mette dentro lo spirito profetico, cioè fa in modo che questi qui raccontino le cose che lui vuole, è chiaro che non parla di quella roba lì, ma parla di un altro significato di spirito. Esattamente come per noi. Se distillo lo spirito dalle vinacce, sto distillando una roba. Se metto dentro lo spirito di squadra, mi sto riferendo ad altro, ma è normale, lo capiamo tutti. E quando loro scrivevano, capivano tutti, esattamente come per noi, non c'è nessuna differenza. Il problema nasce nel momento in cui si vuole mettere per forza il mistero, ma io capisco che si voglia mettere per forza il mistero, perché se non si mette il mistero, tutti capiscono di che cosa parla questo libro qui. È col concetto del mistero che ci ingannano. Perché ci dicono quando in realtà ne volevano dire un'altra, ma erano tutti scemi questi qui che passavano il... Oltretutto, ma scusate un attimo, quelli che scrivevano e leggevano erano pochissimi, si nascondevano le cose tra di loro. Cioè, ma avrebbe senso? Tanto al popolo raccontavano quel che volevano, non è che scrivevano per internet, no? Con milioni di ebrei collegati, quindi adesso noi nascondiamo queste cose in modo che non tutti le capiscono. No, se le scrivevano per loro, quindi che cosa dovevano nascondere? È dopo che viene fuori la necessità di nascondere, perché altrimenti uno legge e capisce, e allora deve pensare che in realtà sotto quelle parole ci stanno altri significati. Cosa possibile? Poi ognuno scelga l'interpretazione che
preferisce. Cioè, nel senso che è bene che ognuno scelga ciò che lo fa vivere bene, perché tanto la verità non ce l'abbiamo, io meno che mai. Quindi, chi vuole le verità non sono nel mio campanello. Le verità assolute, io non ne so nulla. Quindi, non chiedete a me, è pieno di maestri, di guru, eccetera, chiedete a loro che ce l'hanno tutte, io no. Io vivo giorno per giorno. E quindi ognuno scelga quella che più gli piace. Quindi se piacciono le interpretazioni, benissimo. L'importante però sapere che c'è anche questa chiave di lettura, non solo quelle là. Perché altrimenti, se ci sono solo quelle là, uno finisce per credere che siano le uniche possibili. Invece no, dico le uniche possibili, non vere. Perché, ripeto, la Bibbia potrebbe essere una montagna colossale di balle. Nel qual caso io vi sto raccontando quelle, però vi dico attenzione, guardate che nella Bibbia c'è scritto questo, faccio un lavoro da cretino, vi dico c'è scritto questo. Dopodiché, se qualcuno vuol dire che quando c'è scritto questo vuol dire altro, ce lo dimostrerà, perché questo sicuramente c'è scritto, l'altro non si sa, questo c'è, questo è importante, no? Avere appunto almeno il riferimento a ciò che dice il testo. Perché se perdiamo quel riferimento lì, addio. Abbiamo parlato tu, c'era delle mani alzate, ditemi di no. Ah sì, sì, sì. Ditemi di sì. Anni fa lessi un libro di Graham Hancock, che il testo purtroppo mi sfugge in questo momento, in cui narrava appunto la l'iter dell'Arca dell'Alleanza, dove appunto faceva poi riferimento alla Bibbia. Sarà l'impronta degli dei? Esatto. No. Quello è il seno conduvale, il fronte degli dèi. Questo era proprio qualcosa sull'Arca dell'Alleanza che mi sfugge il nome. Comunque, lui praticamente faceva sempre riferimento alla Bibbia, da come venne costruita l'Arca dell'Alleanza, di cui appunto erano i cherubini che la portavano a quest'Arca dell'Alleanza. No. Non erano i cherubini che la portavano, i cherubini stavano sopra. Sì, non so, comunque. No, va bene. Erano i cherubini e poi questa alleanza la usavano appunto, addirittura la portavano negli eserciti. Sì, come arma. Delle radiazioni. Sì. Quindi lei che mi ha parlato poi dei cherubini che erano dei robot. È possibile che questa arca dell'alleanza sia stata data a distruzione di massa che ha parlato prima? Allora, non era quella che usavano loro tra di loro. Era un qualcosa che Yahweh ha fatto costruire a Mosè facendogli vedere, come dice la Bibbia, i disegni sul monte. Lui l'ha costruita sulla base di quei disegni. L'Arca dell'Alleanza era uno strumento che era un produttore, un generatore o un condensatore di energia. Pericolosissimo, tant'è che poteva essere manovrata soltanto dal personale addestrato e vestito in un certo modo. Tant'è che quando la portavano in guerra, per esempio in uno dei racconti, c'è scritto che l'esercito di Israele camminava a 2000 cubiti, cioè a un chilometro di distanza, quando la portavano in guerra. E c'è scritto anche che chi la toccava inavvertitamente moriva fulminato, cioè non la si poteva toccare a meno di non farlo all'interno di. Quest'arca stava proprio nella parte più interna della casa di lui. E chi entrava lì dentro a fare queste cose qui, che erano molto pericolose, purtroppo la Bibbia qui non ce le spiega, era vestito in un certo modo, stava come dentro una sorta di gabbia di Faraday, in modo da essere protetto da. Tra l'altro aveva la sa se lo trovo, sarà difficile. I manici di legno che leggeva. Sì, sì, no, ma tra l'altro chi entrava lì dentro stava vestito, portava sulla pelle, a contatto della pelle, indumenti di lino. Ora, quelli che studiano il potere dei tessuti sanno che potere ha il lino nei confronti delle radiazioni elettromagnetiche. Ma la cosa interessante, ed è una bellissima curiosità, è che se il lino viene intessuto con la lana perde quelle proprietà. Uno degli ordini di Dio: non indosserai una veste di due tessuti diversi. Levitico. Capitolo 19. Non indosserai una veste di due tessuti diversi, perché se mettevano il lino con la lana perdeva la proprietà di protezione dalle radiazioni. E il mantello più esterno aveva al fondo una successione di, sono chiamati, melograni e campanellini,
che servivano chiaramente a scaricare a terra l'elettricità, ma nella Bibbia c'è scritto: così i campanelli suoneranno e lui non morirà. Allora vuol dire che quello che entrava lì dentro, nella parte più interna, faceva suonare dei campanellini, e se invece non suonavano, Dio si arrabbiava e lo uccideva. No. Potevo voler dire due cose. Uno, se entrava all'interno di un campo elettromagnetico forte, i campanellini vibravano, e quindi lui... Due, finché quelli che erano fuori sentivano i campanellini suonare, vuol dire che lui si muoveva e quindi era vivo. Se i campanelli non suonavano più, lo dovevano tirare fuori immediatamente, perché voleva dire che era successo qualcosa. Capite che indicazioni dava? Cioè, lui rimane in vita se sente i campanelli suonare, se non suonano, muore. Questo c'è scritto. Quando vi dicevo prima che il suo amore è eterno, non odiare il tuo fratello nel tuo cuore, non vendicarti e non serbare rancore contro i figli del tuo popolo. Ama il tuo prossimo come te stesso, io sono Yahweh. Fantastico. Il problema è che prossimo significa il vicino tuo con il quale hai rapporto quotidiano. Perché nei confronti di tutti gli altri è uccideteli tutti. Quindi è tra di loro che non si dovevano uccidere. I 10 comandamenti sono regole all'interno del campo di addestramento paramilitare. Fuori quelle regole non valgono. Ma anche all'interno, siamo nella stessa pagina, ama il tuo prossimo come te stesso. Chiunque maltratterà suo padre o sua madre sia messo a morte. Chiunque commette adulterio con una donna sposata, come chiunque commette adulterio con una donna del suo prossimo, cioè del suo vicino di tenda, l'adultero e l'adultera siano messi a morte. Se uno ha avuto rapporti con la nuora, siano messi a morte ambedue, hanno compiuto un abominio. Se una donna si avvicina ad un animale per accoppiarsi con esso, ucciderai la donna e l'animale, ambedue siano messi a morte. Allora, questo valeva al loro interno anche. Quindi tra di loro non si dovevano uccidere, ma c'erano delle regole. E se queste regole non venivano rispettate, si veniva ammazzati. Leggerete che, per, sapete, una delle regole importanti era quella di astenersi da ogni attività il sabato. Astenersi da ogni attività è un qualcosa che fa discutere gli ebrei da secoli, perché non si sa cosa voglia dire. Cioè, non si sa qual è l'attività, cioè che cosa può essere considerato come attività. Tant'è che nella letteratura ebraica e strabiblica si diceva, in alcuni passi, appunto, le interpretazioni rabbiniche, che dice addirittura che, per esempio, se uno trovava una pulce sulla tunica, non la doveva uccidere perché poteva essere considerata caccia. Perché non si sapeva. Nella Bibbia c'è scritto: un giorno uno di sabato viene trovato fuori dal campo a raccogliere legna e viene ammazzato per ordine di Yahweh. Raccoglieva legna, uccidetelo. E l'hanno ucciso. Perché non si doveva sgarrare. Perché il suo amore è eterno. Allora, io ho detto prima che questi qui ogni tanto intervenivano, visitavano delle femminucce e queste femminucce rimanevano incinte. La stessa cosa si racconta di Gesù. Meno per il sabato. Prego? Meno per il sabato. Magari di sabato non intervenivano, si astenevano. Vabbè, un giorno alla settimana di astinenza poteva funzionare. Allora, un Gabriel va a visitare Maria e lei rimane incinta senza conoscere uomo. Gabriel in ebraico significa Geber di un El, cioè uno che esercita il potere per conto di un El. Quindi non è il nome di un individuo, ma è un nome funzionale, cioè indica un grado militare, insomma, all'interno di quella gerarchia. Quando Daniele viene visitato da un Gabriel, difatti lui dice: vidi arrivare un Ish, cioè un individuo maschio. E nelle Bibbie che avete in casa c'è scritto che arrivò volando leggermente, volando con leggerezza.
Qui ci sono i dizionari, un dizionario italiano, uno dei più importanti dizionari ebraico-biblico americano, uno dei più importanti dizionari di etimologia, anche questo in inglese. Nella Bibbia c'è scritto che arrivò essente affaticato di fatica. E voi trovate scritto arrivò volando leggermente. Essente affaticato di fatica, è scritto dappertutto. Cioè Gabriele arriva stanco da Daniele. Un Gabriele incontra Maria e lei rimane incinta. Nel libro Antico e Nuovo Testamento ho riportato testi coevi a quelli dei Vangeli, che ovviamente per noi sono, devono essere tabù, perché, dove c'è scritto che Giuseppe era seriamente preoccupato perché temeva che Maria fosse stata ingannata da uno che si era fatto passare per un altro. Quindi un ish, cioè un individuo maschio, incontra Maria e lei rimane incinta senza conoscere l'uomo. E chi è che incontra? Un geber di un el, che in ebraico si dice Gabriel. Quando questo Gabriele arriva da Maria, le dice in greco Kaire che caritomene. Gioisci e viene piena di grazia. Che caritomene è perfetto, cioè aggettivo perfetto medio passivo del verbo carito, che in greco significa essere, rendersi graziosi, belli fisicamente. Poi questo è stato reso con piena di grazia. Sì, piena di grazia, sì. Gioisci tu che ti sei fatta bella. Nel senso, probabilmente, abbiamo scelto te per fare quello che dobbiamo fare, per fare l'ennesimo impianto, come ne hanno fatti nel corso dell'Antico Testamento. Noè, Noè è un impianto dichiarato nel libro etiopico di Enoch, che è figlio di uno di loro perché assomiglia fisicamente a loro, cioè pelle bianchissima, capelli tra rosso e biondi, occhi talmente grandi e chiari da sembrare luminosi, e il suo padre Lamech dice: ma questo qui non è figlio mio, questo qui è figlio di quelli là. Il libro etiopico di Enoch per noi non è vero, ma per i cristiani copti sì. Cioè per è nella Bibbia canonica dei cristiani copti, invece per noi deve essere considerato falso. Quindi loro hanno fatto vari impianti. E quindi lui le dice: gioisci tu che ti sei fatta carina. Ciao per la gnocca. E nel secondo secolo dopo Cristo, prima quindi che Costantino decidesse che quella forma di pensiero religioso poteva essere utilizzata per unificare il suo impero e riunisse a Nicea i rappresentanti delle alcune decine di cristianesimi diversi che venivano predicati e che non erano d'accordo su nulla gli uni con gli altri, neppure sul nome di Gesù, lui li ha riuniti e ha detto: adesso voi uscite di qui con una verità, tutte le altre le buttiamo. Noi abbiamo il credo niceno-costantinopolitano e la verità è stata definita per votazione, cioè per alzata di mano. Okay? Quindi noi crediamo ad una verità che è stata definita per alzata di mano. Prima, quando ancora erano, diciamo, formalmente liberi di parlare, Celso, siamo nel secondo secolo d.C., Celso vabbè, è stato considerato un eretico perché attaccava i cristiani. Nel suo libro Il discorso vero scrive questo: ebbene, tralasciamo tutti i punti in cui si potrebbe confutare quello che loro chiamano il loro maestro, cioè Gesù, e consideriamolo pure un autentico messaggero. Ora, è stato lui il primo e l'unico a venire qua giù o ne sono venuti in precedenza anche altri? Questi apporti qui arrivano appunto da questo dottor Francesco Esposito, che è un esperto di patristica, che ha finito, quindi esce adesso questo libro sulla invenzione del cristianesimo da parte di Paolo. Allora, ora è stato lui il primo e l'unico a venire qua giù, ne sono venuti in precedenza anche altri. Se i cristiani intendono affermare che è l'unico, lì si può cogliere in flagrante menzogna e in contraddizione. Essi affermano, essi, quindi i cristiani, secondo secolo dopo Cristo, affermano infatti che ne sono venuti spesso anche altri, persino in numero di 60 o 70 alla volta. E dicono anche che sulla sua stessa tomba ne venne un messaggero, o addirittura due, e il figlio di Dio, a quanto pare, non riuscì ad aprire da solo la tomba, ma ebbe bisogno di un altro che smuovesse la pietra per uscire.
un altro messaggero si presentò al carpentiere per la gravidanza di Maria e un altro ancora per farle fuggire in Egitto. Egli è ben lungi dall'essere il solo di cui si narri che è venuto a visitare il genere umano. Secondo secolo dopo Cristo. I cristiani dicevano che ne sono venuti anche in gruppi di 60 o 70 una volta. Uno dice, vabbè, Celso è un eretico. Giustino Martire, anche lui, stessa epoca, cioè secondo secolo dopo Cristo. Santo, San Giustino Martire. Lui scriveva all'imperatore Antonino Pio per cercare di convincerlo a non perseguitare i cristiani. Nelle sue apologie, libro 20 e libro 22, scrive, in sostanza, cioè lui dice a Antonino Pio, ma perché ve la prendete con noi, visto che quello che adoriamo noi è uguale ai vostri? Voi sapete infatti di quanti figli di Zeus parlino gli scrittori onorati da voi? Ermete, il Logos, avete presente il Logos del Vangelo di Giovanni? Asclepio, che era medico, Eracle. Ma se poi qualcuno ci riproverasse il fatto che egli, cioè Gesù, fu crocifisso, ma anche questo è comune ai figli di Zeus annoverati prima. Se poi diciamo che è stato generato da una vergine, ma anche questo sia per voi un elemento comune con Perseo. Cioè, San Giustino Martire dice Antonino Pio, ma perché ve la prendete con noi, visto che il nostro è esattamente uguale ai vostri? Santo. Santo. Secondo Celso, i cristiani dicevano che sono venuti a gruppi. Lui dice, ma il nostro è uguale ai vostri, che cavolo volete da noi? È uguale ai nostri in tutti i racconti. E nella ultima edizione della Enciclopedia Cattolica pubblicata negli Stati Uniti si scrivono cose come queste: i racconti della resurrezione non contengono elementi che possono costituire oggetto di ricerca storica, si tratta di dichiarazioni teologiche. Enciclopedia Cattolica, lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Il presupposto è specifico, che Dio ha risuscitato Gesù, il presupposto, non la verità, che Dio ha risuscitato Gesù, che fu crocifisso, morì e fu sepolto come un sedizioso sotto Ponzio Pilato. L'ipotesi è di per sé storicamente indimostrabile. Solo il contesto, cioè la crocifissione di Gesù per motivi di sedizione, è oggetto di valutazione storica. Ma questa è ciò che si ricava chiaramente leggendo i Vangeli. Per fortuna dirlo non è biblico, ma è l'Enciclopedia Cattolica. Faccio o no un lavoro da cretino? Ma è tutta la sera che vi racconto le cose che hanno scritto gli altri. E tra l'altro quel teologo che mi ha detto, lei ha detto solo cazzate, se me l'avesse detto in pubblico, gli avrei chiesto, mi dice, visto che ho letto la Bibbia e le cose che hanno detto i teologi e le cose che scrivono, mi dice dove sono le cazzate? Nella Bibbia, nell'Enciclopedia Cattolica, nelle cose dette dai suoi colleghi teologi, perché vi sto raccontando ciò che dicono gli altri. Sto facendo un lavoro da cretino. Jean Danielou, gesuita, accademico di Francia, docente di teologia, ha condotto uno studio accuratissimo sulla figura di Gabriele. Ed è arrivato a questa conclusione. Lo Spirito Santo è la trasposizione cristiana della figura antico testamentaria di Gabriele. Cioè è una invenzione cristiana basata su quel Gabriele e l'ha trasposta nella figura dello Spirito Santo. Non vi sto a raccontare tutto perché ovviamente è uno studio accuratissimo che ha condotto questo accademico di Francia, docente di teologia. Ma siccome dopo la visita di Gabriele, cioè con la visita di Gabriele, i Vangeli ci dicono che lo Spirito Santo ha coperto Maria, se per caso ha ragione questo gesuita, a coprire Maria è stato Gabriele. E quindi forse lo Spirito Santo è entrato dal solito posto. Il Papa è stato con gli ortodossi,
Sapete che gli ortodossi sono divisi dalla Chiesa romana dal 1054, no? Con il grande scisma. E lo scisma è nato su una, in sostanza su una parola, filioque. Cioè, nel credo nostro c'è scritto che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, in latino filioque. Per loro procede solo dal Padre. Se per caso ha ragione questo gesuita, da 1000 anni sono divisi sul nulla. Cioè da 1000 anni stanno discutendo del nulla. Se per caso ha ragione questo gesuita. Tra l'altro, se volete rimanere cristiani, ma essere sicuri al 100% di non andare mai nel purgatorio, sapete, a bruciare un po' lì in periodo intermedio, è sufficiente che diventiate cristiani ortodossi, perché per loro il purgatorio non c'è. Quindi se al mattino siete cristiani romani, quindi fino al mattino correte il rischio di finire nel purgatorio, e al pomeriggio diventate cristiani ortodossi, dal pomeriggio il rischio finisce, nel purgatorio non ci finisce più. È lo stesso Dio. Quindi c'è questo Dio che ai suoi fedeli di Roma dice: se non fai bravo ti faccio bruciacchiare per un po'. Ai suoi fedeli di Atene non lo dice. Capite che cosa inventano i teologi che si occupano delle loro cose astratte? Se volete godervi la vita ed essere sicuri che non passerete l'eternità, supponendo che ci sia l'eternità nell'inferno, rimanete cristiani, diventate ortodossi. Perché per loro l'inferno finisce con la fine dei tempi, perché fino a quel momento si patisce dell'inferno, però intanto si ha il tempo per pentirsi, per cui alla fine tutti saranno pentiti e tutti finiranno in paradiso. Quindi se volete godervi la vita e bruciare per un tempo limitato, diventate ortodossi. Brucerete per un tempo limitato e poi andrete comunque in paradiso. Ed è lo stesso Dio. Cioè, sono sufficienti queste cose per capire che ha ragione il Papa quando dice: lasciamo che i teologi studino le loro cose astratte. Qui dentro di quella roba lì non c'è niente, niente, niente. L'idea di paradiso e inferno, da dove deriva esattamente? Deriva da elaborazioni fatte tutte a tavolino, prese da certi versetti, tant'è che per esempio per gli ebrei, diciamo anche per gli ebrei, quelli praticanti, ciò che succede dopo la morte è assolutamente sconosciuto, per molti non c'è assolutamente nulla, perché dicono il nostro non ce l'ha mai parlato, difatti il loro non ne ha mai parlato, mai. Quindi sono tutte elaborazioni successive. L'elaborazione della figura di Satana, che non esiste, l'elaborazione della figura di Lucifero, che non esiste, è un versetto di Isaia, dove Isaia sarcasticamente si rivolge ad un regnante babilonese che potrebbe essere Nabonedo oppure addirittura Serse, cioè, ma insomma fa niente, non ha importanza, e gli dice: tu che ti credevi che ti eri innalzato come la stella portatore di luce, portatrice di luce, cioè Lucifero, sei caduto come tutti gli altri. Quel versetto lì è diventato oggetto di un'elaborazione teologica che ha unito Lucifero con la figura del Satan e l'ha fatto diventare l'angelo decaduto, cioè tutta una roba con una fantasia immensa, immensa, perché nella Bibbia non solo non esiste Lucifero, che è citato solo lì, ma non esiste neppure Satana. La figura del Satan è la figura del pubblico accusatore che viene svolta pro tempore, cioè del pubblico ministero, e spesso viene svolta su richiesta diretta di Yahweh, che dice: tu adesso fai da Satan contro quello là, cioè fai l'avversario, lo accusi e vediamo che cosa ne viene fuori. Finita la funzione, uno smette di fare il Satan. Non esiste il Satana. E anche qui, questa roba qui, in quei blog dove il capitolo sul Satan, dove dimostro che non esiste, Mauro Biglino lo ha egregiamente trattato, cioè gli facciamo i nostri migliori complimenti. Non esiste Satana, possiamo vivere tranquilli. Fanno ridere quelli che mi dicono che io sono un satanista, cioè non so. Cioè, soltanto non leggendo i miei libri si può dire che io sono un satanista, perché dormiamo sonni tranquilli, non c'è Satana, non c'è nessun inferno. Ma scusate un attimo, tra l'altro, così uno di quei ragionamenti da stupido che ogni tanto mi piace fare. Ma chi punisce i cattivi? Da che parte sta? Dalla parte dei buoni o dei cattivi? Cioè, se io punisco un cattivo perché è stato cattivo, io sono dalla parte dei buoni o dei cattivi?
allora i diavoli da che parte stanno, visto che pure sono gli attivi? Da che parte stanno i diavoli, visto che puniscono i cattivi? Dalla parte dei buoni, no? Sono quei ragionamenti da stupido che però... Prego. Gli ebrei di oggi, credenti, praticanti, come si pongono nei confronti di Satana, del diavolo, del in tu? Allora, non esiste. Abbiamo... questo, a scrivere questo sono gli ebrei, c'è una cosa all'interno della cultura ebraica, che in relazione alla Bibbia, all'interno della cultura ebraica c'è tutto a 360 gradi, cioè si va dall'ateismo più puro alla ultraortodossia più reazionaria, tutte le posizioni sono rappresentate. Per cui quando mi si dice gli ebrei hanno la verità, dico no, gli ebrei le hanno tutte quelle possibili, quindi la verità non ce l'hanno, perché altrimenti avrebbero quella. No. Eterna, allora, alla comunità ebraica di Torino, no? Io adesso un po' che non ci vado, che non ci riesco, ma per esempio tutti gli anni c'è la giornata europea della cultura ebraica, quindi andavo in sinagoga, e quindi parlando con gli ebrei praticanti, erano che dicevano: noi dell'aldilà non sappiamo nulla, perché il nostro non ce n'è mai parlato. Quindi, alla fine della vita, il premio, mi dicevano, il premio per essere stato un uomo giusto è essere stato un uomo giusto, punto. Cioè non è che ci aspettiamo premi dopo, perché non ci sono. Facciamo rispondere alla Bibbia. Facciamo rispondere alla Bibbia. Se chi ha la Bibbia vuole controllare, siamo nel Coelet, Coelet 3, 19. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali, e in effetti noi per Elohim siamo degli animali d'allevamento. Poi se volete vi parlo un po' di genetica. Infatti la sorte degli uomini è la stessa di quella degli animali, come muoiono questi così muoiono quelli. Gli uni e gli altri hanno lo stesso soffio vitale, senza che l'uomo abbia nulla in più rispetto all'animale. Gli uni e gli altri sono vanità, essi vanno tutti verso lo stesso luogo. Gli uni e gli altri vengono dalla polvere, gli uni e gli altri tornano alla polvere. Punto. Questo dice, questo, dalla terra, polvere si intende la terra, cioè noi siamo... E infatti noi dopo torniamo terra. Siamo fatti della materia di cui è fatta la terra e torniamo lì. E gli uomini non hanno nulla in più rispetto agli animali, tutti uguali. Questo dice la Bibbia. Dopodiché, esiste l'anima, esistono i mondi dopo la morte, esiste... Ognuno, ovviamente, chi ha una fede, si coltivi la sua fede, eccetera. L'importante è che non, a me non mi si dica che quella roba lì è qui dentro, perché qui dentro quella roba lì non c'è. Il fatto che non ci sia, arrivo, non vuol dire che non esiste. Cioè, il fatto che la Bibbia non ne parli, il fatto che la Bibbia non parli di Dio, non vuol dire che Dio non esiste. Io non so se Dio esiste o non esiste. Io non ho le certezze, tant'è che io ho contro di me un sacco di atei, ma tantissimi, che sparano a zero contro di me. Io non ho le certezze degli atei. Dico soltanto che quel libro non ne parla, ma il fatto che quel libro non ne parli non vuol dire nulla, perché quel libro non parla di miliardi di cose che esistono. Dopo, quindi chi ha la fede, se la tenga, se la viva con coerenza, con determinazione. Cioè non è che bisogna buttarla via perché la Bibbia non ne parla. La Bibbia non ne parla, ma chi se ne frega? Cioè il fatto che quel libro lì non ne parli non vuol dire che Dio non esiste, che non... Dio può esistere benissimo, ma ci mancherebbe, io sono l'ultima persona a poter parlare, io come tutti gli altri, non so nulla di Dio. Ma siccome sono consapevole di non sapere nulla, taccio.
questa è la mia scelta. E quindi non dico né che esiste né che non esiste, perché non lo so. Non me ne occupo neanche, francamente, perché tanto so che arriverei alla fine della vita senza essermi dato una risposta soddisfacente. Quindi se mai un giorno io dovessi avere un bisogno disperato di Dio, tra le tante proposte che ha fatto l'umanità, me ne scelgo una, quella che mi piace di più, e decido di credere a quella, punto. Ma consapevole della scelta che sto facendo, cioè che sto scegliendo tra le tante proposte possibili. Non è che scelgo quella vera, scelgo quella che mi piace di più, ma me lo dirò, coerente con me stesso. Mi dirò, siccome hai paura di morire, ti scegli quella che ti dà un po' di consolazione. Spero di non arrivare mai a fare questo, di non dover mai arrivare a fare questo, e conto di non arrivarci. Però voglio dire, nel momento in cui dovessi farlo, so che starei facendo una scelta di comodo, non di verità, di comodo. Mi scuso a priori. Poi arrivo lì alla era lì, sì. Mi scuso a priori, un lontanissimo ricordo di un corso monografico all'università. Lilith, come compagna di Adamo precedente a Eva, compagna sbagliata, visto che Eva questa volta è seconda. Veloce. Compagna sbagliata o femmina ponte? Quelle cose. Velocissimo, a proposito di visioni, apocalisse, significato simbolico, letterale, posso esimermi dal parlare dell'apocalisse? Posso esimermi dal parlare dell'apocalisse? Anche perché, insomma, grazie. Relazione, adesso poi parliamo di relazione con i testi vedici, ha studiato qualcosa, perché nei testi vedici si parla di carità, di su come guidarli. I testi dell'induismo sono infinitamente più espliciti della Bibbia, ci raccontano di quelli lì, sempre degli Elohim, chiamati con i nomi là, tipo i Deva. Per esempio di Krishna ci dicono anche l'anno della morte, morto nel 3102 a.C. Cioè la Bibbia ci dice che gli Elohim muoiono come tutti gli Adam, e nei testi indù c'è scritto che Krishna è morto nel 3000, quella la data per noi, 3102 a.C. Quindi sono uguali per tutti. Poi lì, infatti lì, parlare, per esempio, prima vi ho letto dei versetti di Ezechiele, no? Il Kavod che si alza, fa rumore, eccetera. Qui è tabù. Anoli è tutta allegoria. Vabbè. Cioè, pensate uno che per inventarsi un'allegoria sulla gloria di Dio dice che ha le ruote e fa rumore. Ma vabbè. Cioè, vorrei guardare in faccia quell'autore che si è inventato quell'allegoria. Per loro è la normalità assoluta. Cioè, per loro parlare delle lotte nei cieli tra i loro carri celesti. Ancora all'inizio degli anni Ottanta, la compagnia di bandiera aerea indiana, sulla sua pubblicità, fate conto l'Alitalia, nei giornali a piena pagina scriveva: nei cieli dell'India si vola da 3.000 anni. La compagnia di bandiera. La compagnia di bandiera attuale del Bangladesh si chiama Biman, cioè Vimana, che è il nome degli oggetti volanti di allora. Cioè per loro è la normalità assoluta, è per noi che... No, parlare di queste cose no, perché la Bibbia... No, la Bibbia parla di quello, non di altro. Quando la Bibbia in ciò che vede Zaccaria, che vede un cilindro volante, una megillah volante, vede un cilindro volante, poi arriva una roba che si chiama Efa, che per fortuna non viene tradotta, perché in effetti nessuno sa come tradurla. L'Efa in genere nella Bibbia indica un'unità di misura per i cereali. In quel caso però, unità di misura nel senso un recipiente per misurare la quantità di cereali. In quel caso Zaccaria vede una Efa che arriva in volo, che ha, leggetelo nel libro di Zaccaria, che ha una botola metallica. Questa botola si apre e dentro c'è una femmina che guida quella roba lì in volo. Poi arriva in volo un'altra femmina, ripartono tutte e due assieme e Zaccaria chiede al Malach, cioè all'angelo che gli è lì vicino: ma dove lo stanno portando? E lui gli dice: lo stanno portando in terra di Shinar, che per la Bibbia è Sumer, dove gli stanno costruendo una piattaforma su cui verrà posato. Cioè si apre una botola, dentro c'è una femmina che lo guida, arriva un'altra femmina, in volo, ripartono, in volo, tutto normale. Bisogna scrivere testi su testi su testi per nasconderlo. Per nasconderlo.
perché se uno lo legge capisce di che cosa parlano. Ripeto, questo è scritto in un libro somero. No, questo che l'ho detto io è scritto nel libro di Zaccaria, Bibbia. Sì, sì, lo trova. Così come gliel'ho detto, lo trova nella Bibbia che ha a casa. Ho mantenuto il patto, non sto parlando delle mie traduzioni. Così come gliel'ho detto, lo trova nella Bibbia che ha. Lo stanno portando in terra di Shinar, lo porteranno in terra di Shinar, dove gli stanno costruendo una piattaforma su cui verrà posato. Che allegoria di che cosa è quella roba lì? Allegoria di che cosa? Non lo so. Cioè, è tutto talmente esplicito in quello che è rimasto, perché purtroppo la Bibbia è stata segata, perché probabilmente avessimo tutto ciò che è stato scritto in origine, tipo gli 11 libri che sono formalmente scomparsi, ma sappiamo che esistono perché sono citati qui dentro. Quando leggerete la Bibbia li troverete citati qui, solo che non ci sono più. Non ci sono più vuol dire che non sono disponibili, non che li abbiano distrutti, perché loro non distruggevano nulla. Perché siccome erano libri scritti dai loro padri, quando c'erano le sinagoghe andavano in una stanza apposita della sinagoga in attesa di finire in quello che si chiama tecnicamente il cimitero dei libri, cioè vengono sotterrati, non distrutti. E io sono convinto che in certe biblioteche tra Gerusalemme e Roma questi libri ci sono tutti, tipo per esempio il libro delle guerre di Yahweh, che forse era talmente esplicito perché si raccontava in che modo lui combatteva, con che armi combatteva, e quello non avrebbero potuto né metaforizzarlo né allegorizzarlo in nessun modo, e quindi si fa prima a farlo scomparire. Ed è citato nel libro dei numeri, il libro delle guerre di Yahweh. Magari nel Vaticano. Ma lì c'è di sicuro, perché lì non buttano via niente, perché chi ha la conoscenza ha il potere. Quindi lì non si butta via niente, nel modo più assoluto. Qual è la Bibbia che consiglia di acquistare? Bisogna leggerle diverse. Diciamo che per il tipo di spiegazioni che dà la Bibbia di Gerusalemme è quella che attraverso le note aiuta a capire un sacco di cose. Perché, porca miseria, cioè io non so quanto tempo abbiamo, non so niente, perché vorrei parlarvi ancora della non esistenza del peccato originale. Abbiamo ancora 2 ore. Facciamo lì. Allora, Lilith è una figura che nella Bibbia è di fatto scomparsa, viene citata nel libro di Isaia come animale notturno, eccetera. In realtà Lilith è una figura che nella letteratura extrabiblica è molto, molto presente. Facciamo così, se voi prendete gli studi di Don Guido Bortoluzzi, sacerdote, che allora lui queste cose qui le ha scritte quando era in vita, però era un sacerdote su del nord-est trentino forse. Però siccome aveva avuto l'ordine dal vescovo di non divulgarle, lui ligio fino alla fine, obbediente, dopo la sua morte, allora lui scrive di tutta questa storia di Adamo ed Eva. Clonazione, cioè lui va più avanti di me, nel senso che lui si riteneva libero di andare oltre la Bibbia. Quindi va molto più, io cerco di rimanere legato a quello che c'è scritto lì, per scelta metodologica mia. E quindi è limitante, nel senso che mi metto dei paletti attorno da solo, ma voglio rimanere dentro quei paletti per ovvi motivi. E lui va molto oltre e lui dice che lì, allora, i genetisti, di cui mi riferivo prima, dicono che nella Bibbia è descritto perfettamente un protocollo di clonazione come quelli che usiamo noi oggi, con una differenza, che noi oggi all'interno del protocollo di clonazione dobbiamo prevedere una femmina intermedia per fare l'impianto, cioè prese le cellule staminali polivalenti, fatta la fecondazione, poi questa cellula va impiantata in un utero. Nella Bibbia invece di quest'utero non si parla, cioè pigliano le cellule dal maschio con l'intervento chirurgico, chiudono la carne e poi c'è la femmina, non c'è il passaggio intermedio. Secondo Don Guido Bortoluzzi, Lilith è la femmina intermedia, cioè quella nella quale è stato fatto l'impianto. Dopo, Adamo aveva la proibizione di unirsi con quella femmina lì, perché lui doveva unirsi soltanto con la femmina geneticamente pura. Lilith non era geneticamente pura, era una femmina intermedia, diciamo ancora ominide rispetto alla purezza genetica della discendenza adamitica che loro volevano creare. Quindi si dovevano incrociare soltanto tra, diciamo, gli Adam e le Eve, cioè questi gruppi di maschi e di femmine fatti incrociare sotto controllo.
ok? Tant'è che spiega questo genetista che loro hanno introdotto con quella che noi chiamiamo adesso traslocazione robertsoniana, mi riferisco al medico. Noi abbiamo 46 cromosomi rispetto alle scimmie dalle quali formalmente deriveremmo, che ne hanno 48, perché i cromosomi 2 e 3 si sono uniti in uno solo. Quindi noi abbiamo una coppia in meno di cromosomi, ne abbiamo 46. E questo, spiegano questi genetisti, è un che si chiama traslocazione robertsoniana. Tra l'altro l'incrocio è avvenuto in un punto che non ha prodotto nessun danno. Se questa cosa avviene in natura, in genere quell'individuo muore, perché queste mutazioni sono talmente disastrose per l'individuo che l'individuo non sopravvive. Invece in questo caso sarebbe avvenuto in un maschio, in una femmina, che casualmente si sono incontrati, casualmente si sono accoppiati, hanno fatto, c'è una roba che in natura non può sostanzialmente avvenire, data la impossibilità pratica statistica che questo avvenga, su due individui che rimangano tutti e due in vita, che si incontrino nei boschi, che facciano dei figli, cioè una roba che non esiste. E allora questo potrebbe essere quello che loro hanno utilizzato come blocco cromosomico alla riproduzione, cioè io costruisco una fabbrica, una specie nuova, siccome questa specie nuova è comunque commista alle altre, io faccio in modo che se anche si accoppiano, siccome una specie nuova ne ha 46, quella vecchia ne ha 48, non si riproducano. Questa è la spiegazione che danno quei genetisti. Allora, Lilith in questo caso sarebbe, per quel sacerdote, la femmina ponte, cioè quella sulla quale è stata usata per fare l'impianto. Nei racconti sumero-accadici si parla delle cosiddette dee madri, che sono sette femmine annunnati che hanno messo a disposizione l'utero per gli impianti. Quindi hanno fatto gli impianti, li hanno impiantati, quindi poi la cellula quando inizia lo sviluppo, insomma, l'hanno impiantato nell'utero di queste femmine, che in effetti sono ricordate come le dee madri, perché sono quelle che per prime hanno prodotto la specie umana, perché hanno messo a disposizione l'utero per gli impianti. Come? Gliel'hanno data dopo 20 anni, questa logica. Gliel'hanno data dopo tempo, sì, esatto, esatto. Ma tanto teniamo presente che gli adamiti vivono 800-900 anni, quindi la misura del tempo è completamente diversa rispetto alla nostra. Esatto, completamente diversa. Sarebbe un po' come per dire che sono una formica che guarda noi, no? Cioè, se io cammino nel giardino di casa mia e c'è la formichina nonno con la formichina nipote, no? E la formichina nonno dice, lo vedi quello lì? Quando c'era il nonno di mio nonno, di mio nonno, di mio nonno, lui c'era già, e chissà ancora, quello lì è un immortale, chissà per quanto vivrà, perché la concezione del tempo è completamente diversa. Mi spiego? Quindi questo vale anche per loro nei confronti degli Elohim, no? Perché loro passavano le loro generazioni mentre gli Elohim continuavano a esserci. Quindi vivevano le Olam, cioè per un tempo che non si conosce. Qui mi permettete un po' di fantasia? La dichiaro, così almeno. Perché è una cosa molto curiosa, molto interessante. Col dottor Massimo Barbetta, che è un esperto di astronomia antica del Medio Oriente, che ha scritto anche un libro, Stargate, il cielo degli Egizi, da tempo stiamo esaminando particolari passi biblici, di cui ancora mai non ho parlato nei libri, perché... Ma Olam, ho detto prima, che indica un tempo di cui non si conosce la durata. Questo nella Bibbia, perché nei testi extrabiblici come il Sefer Yetzirah, cioè il libro della formazione, che è uno, diciamo così, dei testi sacri della cultura ebraica extrabiblica, Olam non significa tempo, ma significa luogo nello spazio di cui non si conosce nulla. Per cui, quando si parla di Olam e si dice che Yahweh, o comunque gli Elohim che regnano per Olam o nell'Olam, si potrebbe indicare forse il luogo sconosciuto da cui provengono. Tant'è che nel Salmo 24 si dice, è un'invocazione a delle porte, anzi è un ordine a delle porte, e si dice apritevi porte, che passa il kavod di Yahweh. Cioè, apritevi lì, in realtà c'è scritto sollevate la vostra parte alta, che passa il kavod di Yahweh. E poi dopo c'è apritevi voi e ingressi nell'Olam,
perché passa il cavolo di Yahweh. Quindi come se ci fosse una porta qui che si deve aprire quando il cavolo di Yahweh deve passare, e una porta su un luogo sconosciuto che si deve aprire quando deve passare il cavolo di Yahweh. Mi racconta Massimo Barbetta, questo, che nei viaggi di Ra in Egitto si parla di un condotto circolare che ha delle porte, un condotto all'interno del quale Ra viaggia ad una velocità elevatissima ma che lui non può controllare, e una volta che è entrato di qui va a uscire di là, che è un posto sconosciuto. Qui vi ho chiesto il permesso di lavorare di fantasia, quindi l'ho dichiarato. Adesso chiudo la parentesi e torno a ciò che c'è scritto nella Bibbia. Però se mettiamo assieme tutte queste robe qui, diciamo che si costruisce un mosaico molto interessante, molto interessante. Perché addirittura lui sta esaminando, e l'abbiamo anche esaminati assieme, certi passi del, sapete Giona quando finisce nella pancia della balena? Siccome nella letteratura extrabiblica c'è scritto che lui guardava fuori dalle finestre rotonde e vedeva delle cose e le descrive, e anche lì si parla di un luogo sconosciuto, anche lì potrebbe essere che ha fatto un viaggio chissà dove. Però ripeto, qui stiamo nella fantasia. Ma chi è, Salmo 24, chi è questo re del Kavod? Yahweh, il forte, l'eroe. Yahweh, l'eroe in battaglia. Sollevate porte i vostri architravi, innalzatevi porte le olam, e qui viene tradotto eterne. In ebraico c'è porte sull'olam, cioè porte sul non conosciuto, e qui viene tradotto eterne. Ma chi è questo? Innalzatevi porte eterne, cioè porte dell'olam, perché entri il re del Kavod. Ma chi è questo re del Kavod? Yahweh degli eserciti, egli è il re del Kavod. Chissà, le volte. E quindi stiamo andando avanti nell'esaminare certi passi in correlazione con gli studi che lui fa sul cielo, sulle conoscenze astronomiche del tempo. E però vengono fuori queste cose qui, ripeto, qui sto parlando di fantasia, eh? Okay, quindi lo dichiaro, così siamo tutti tranquilli, si fa per dire. Però a forza di lavorare, a forza di fare finta, cioè io nei libri Mondadori faccio esattamente come ha fatto Schliemann. Sapete, Schliemann è quello che ha scoperto Troia, non solo, poi civiltà di Micene, eccetera, e lui ha fatto finta che l'Iliade avesse un racconto vero, e li aveva contro tutti, tutto il mondo accademico, ne parlavamo oggi mentre venivamo in macchina, li aveva contro tutti, lo volevano far passare per scemo, perché, e lui ha continuato a far finta che l'Iliade fosse vera e ha scoperto quel che ha scoperto. Ok? Bene, io nel mio piccolo ovviamente ci mancherebbe, ma continuo a fare finta nonostante mi dicano che sono un cretino, che non bisogna fare finta, che non capisco niente, che sono un ignorante perché la Bibbia va letta in quel modo là. Io faccio finta di leggerla in questo modo qui, punto. Sono libero o no di fare finta di leggerla in questo modo qui? E quindi faccio come Schliemann, me ne frego di tutto quello che mi dicono contro, io continuo a fare finta che la Bibbia si possa leggere in questo modo qui. E continuando a fare finta che la Bibbia si possa leggere in questo modo qui, però vengono fuori tante di quelle cose che mi fanno venire la pelle d'oca. Viene fuori la scienza, fermatemi perché sapete che io sono pericoloso, quindi viene fuori la scienza. Allora, chi ha seguito qualche mia conferenza ricorderà che già anni fa io parlavo, per esempio, avevo iniziato proprio tra l'altro con il Mar Rosso, poi parlavo del Paradiso. Ah, tra l'altro la Bibbia non parla mai di Mar Rosso, eh? Cioè la Bibbia parla di Yam Suf. C'è qualche ebreo tra di voi? No. Yam Suf significa mare di canne, lo trovate in tutti i dizionari, quindi hanno attraversato un canneto, non il Mar Rosso. La Bibbia non parla mai di mela. La mela compare nella Bibbia
quando la Bibbia viene tradotta in latino, siccome l'albero del male, male si dice malum, malum in latino significa anche meno, e viene fuori la mela, ma la mela nella Bibbia non c'è. Era l'albero della scienza del bene e del male. L'albero della sperimentazione degli aspetti positivi e negativi della scelta che avevano fatto. Ah. Non della conoscenza come intendiamo noi, conoscenza biblica e sperimentazione. In particolare, per esempio, Amos Luzzatto, biblista israeliano, dice che il termine ra, che indica male, punto lì, indica la fisiopatologia del corpo umano, cioè quando Adamo ed Eva hanno fatto quella scelta che non dovevano fare, poi Eva ha fatto un figlio con quello là, eccetera, li hanno cacciati di lì e in sostanza gli hanno detto: adesso voi sperimenterete gli aspetti positivi e negativi della scelta che avete fatto. Quindi qui dentro le malattie non le avevate, lì fuori saranno cavoli vostri. Qui dentro il problema del cibo non ce l'avevi, caro Adamo, adesso se vuoi mangiare devi dare da fare. Tu Eva, figli non le dovevi fare, adesso capirai che fa molto male. Non le dovevi fare, fa molto male perché noi siamo un po' malfatti per uscire dal ero, dico bene, mi rivolgo al medico, cioè nel senso che per noi il parto è più problematico che per le altre specie animali, per ovvi motivi, perché dobbiamo uscire un po' prima, perché se stiamo troppo dentro non usciamo più, siamo un po' malfatti perché ci hanno fatti molto in fretta. L'importante è che noi lavorassimo, poi perché avere dei robot umani costa niente, quando si rompono si buttano via, tanto si riproducono, costa molto meno che avere dei robot meccanici. Tutti i grandi imperi si sono fondati sulla ricchezza basata sulla schiavitù. Gli dai da mangiare, quando si rompe lo butti. Uguale, uguale. Allora, quando parlavo del paradiso terrestre, come vi ho detto prima, no? Il Gan Eden. Allora, in ebraico Gan significa luogo recintato e protetto. E raccontavo, appunto, anni fa, che com'è che si arriva al paradiso terrestre? Si arriva così. Dal Gan biblico si passa nei racconti iranici al termine Pairi da Essa, che significa appunto giardino recintato. Senofonte e Diodoro Siculo hanno preso il termine iranico Pairi da Essa, l'hanno grecizzato in Paradeisos per indicare i giardini recintati dei signori di Babilonia. Dal paradisos greco si è arrivati al paradisum latino per poi arrivare al paradiso nostro, che con il Gan biblico, ma proprio niente. Le scienze, luglio 2014, parlano del Gan Eden. Prima che mi rubassero gli appunti, io avevo un foglio dove avevo disegnato la possibile collocazione del Gan Eden. No, attenzione, voglio essere chiaro, non è che i miei appunti sono finiti qui, ma era solo per dire dove disegnavo il Gan Eden, proprio a nord della Mesopotamia. Allora, qui parlano del Gan Eden e dicono questo. Siamo a luglio 2014, per fortuna le conferenze mie sono datate. Il nome paradiso deriva da Pairi da Essa, cioè termine iranico che significa frutteto murato. Senofonte grecizza Pairi da Essa in Paradeisos. Cioè, quando l'ho letto mi è venuto un po' di pelle d'oca, perché diciamo le stesse cose. Ma d'altra parte chi studia queste cose qui arriva. E poi io nei libri Mondadori ho documentato come Omero parli di un Gan Eden, dei Teoi, che è il giardino di Alcinoo, che è come descrizione uguale al Gan Eden biblico. E loro qui scrivono, Omero nell'Odissea descrive qualcosa di simile. Cioè questi di Gan Eden ne avevano tanti. Erano laboratori sperimentali, dove loro avevano soprattutto una necessità, quella di produrre il cibo per i loro schiavi, cioè per i loro lavoratori. Le scienze, agosto 2014. Da dove deriva il grano? Circa 8.000-9.000 anni fa, la regione compresa tra l'attuale Armenia e il sud-ovest del Mar Caspio, cioè dove c'è il Gan Eden biblico e dove operavano quelli là, succedono una serie di cose. Il Triticum Urartu, si chiama Urartu perché lì c'è la catena montuosa dell'Urartu all'interno della quale c'è l'Ararat, il Triticum Urartum sperimentava un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Quindi il Triticum Urartum è una specie
selvatica di farro. Sperimentava un evento genetico che non sarebbe mai potuto avvenire. Il suo intero genoma si è fuso con quello di un'altra graminacea, Aegilops speltoides, tra l'altro. Il triticum con l'Aegilops vuol dire non soltanto due specie diverse, ma due generi diversi. Due generi. Allora, uno ha preso totalmente il DNA dell'altro e ne è nato, lo dicono qui gli studiosi, un vero e proprio mostro genetico che in natura non può esistere. Perché quell'operazione in natura non può avvenire. Non può avvenire, ma attenzione. Poi, un secondo evento è avvenuto, un secondo evento genetico impossibile. Il triticum ha inglobato completamente il genoma di un'altra pianta erbacea. E in seguito una serie di ulteriori modifiche genetiche ha portato al triticum estivum, cioè il grano, che è l'alimento che in questa parte del pianeta Terra ha alimentato per millenni milioni di uomini, è frutto di una successione di eventi genetici in natura impossibili. Solo che i testi antichi ci dicono che lì c'erano quelli là. E che lì avevano uno dei loro laboratori sperimentali. Eventi genetici impossibili. Ma la cosa bella, cerco di trovarlo rapidamente, è che contemporaneamente dall'altra parte del mondo è venuta un'altra cosa impossibile. E sapete su che cosa è venuta? Sull'alimento che di là, da secoli, da millenni, sta nutrendo milioni di persone, la patata. La patata dolce potrebbe essere il più antico e l'unico finora noto esempio di organismo geneticamente modificato. Le scienze. Cioè, la patata selvatica ha inglobato completamente le sequenze del DNA dell'agrobacterium. In genere questo batterio riesce, che è quello che la rende commestibile. In genere questo batterio riesce a trasferire geni solo in una ristretta porzione delle cellule di una pianta dove arriva. Ma in questo caso, virgola, proprio come avviene per gli OGM in laboratorio, virgola, la cellula con il DNA inserito riesce a moltiplicarsi e a formare un intero nuovo esemplare. Una progenie di individui che recano il DNA alieno. Alieno non vuol dire, alieno vuol dire diverso ed estraneo, eh? Il significato della qui non vuol dire alieno. Cioè, allora, in sostanza, di qui il grano, eventi genetici impossibili. Di là la patata, evento genetico che non avviene in natura. Ma è possibile che casualmente siano capitati proprio sui due elementi che hanno... E proprio nei posti dove i testi antichi ci dicono che c'erano quelli lì? Poi non vi dico che cosa c'è scritto sugli animali, su tutte le specie addomesticate che sono nate lì. I primi ceppi genetici li hanno trovati lì. Ma tutto lì capitava, tutto dove c'è il Garden del biblico, casualmente i maiali, i bovini, gli ovini. Noi, che siamo una specie animale prodotta da loro. Cioè noi non abbiamo più... La copertura, cioè noi non siamo adatti a nessun ambiente naturale, così come nasciamo, noi non siamo adatti a nessun ambiente naturale. Cioè tutti gli esseri viventi nascono strutturalmente, geneticamente adattati a uno, due o tre ambienti naturali, noi a nessuno. Noi non abbiamo più la copertura sul corpo, non abbiamo gli artigli, non abbiamo le zanne, non abbiamo nessun senso particolarmente sviluppato, no? Nella vista, cioè abbiamo tutta una roba media. Per cui noi, così come nasciamo, in qualunque ambiente moriamo. Tant'è che noi siamo obbligati ad adattarci a tutti gli ambienti naturali, ma obbligati ad adattarci tentando di modificarli per renderli per noi vivibili, perché altrimenti gli ambienti naturali ci uccidono. E a sua immagine e somiglianza che senso ha? Ha senso, siamo fatti con il loro DNA. In questo senso. Tant'è che loro... Se loro sono di un altro mondo, si capisce perché noi siamo disadattati su questo. Cioè sarebbe un'ulteriore spiegazione. Noi per esempio, cioè non io, ma noi abbiamo i peli del copertore, i geni che riguardano i peli del copertore del corpo in sostanza silenziati. Salvo, no, non io, quelli della testa. Che crescono all'infinito.
Ora, se c'è una cosa che l'evoluzione avrebbe eliminato immediatamente, è proprio il fatto di avere una parte del corpo con dei peli che crescono all'infinito. Non li hanno neppure quelli che vivono nelle zone artiche, i peli che crescono all'infinito. Noi ce l'abbiamo solo lì. No, non io, voi ce l'avete solo lì. Ma voi pensate uno che ha i capelli di 5 metri che vive in un ambiente selvaggio, ma secondo voi quanto dura? Non è in grado di inseguire una preda, non è in grado di sfuggire un predatore, si impiglia dappertutto, se finisce in acqua muore annegato. I testi antichi ci dicono perché noi abbiamo i capelli lunghi, sapete? Perché eccitavano sessualmente quelli lì. E quindi, così come noi facciamo i cagnolini col muso schiacciato, le orecchie lunghe, la coda che s'arriccia, le gambe più corte, il pelo così, loro hanno fatto delle cose che piacevano a loro. Paolo, così siamo tranquilli. Paolo, lettera ai Corinti, capitolo 11. La donna deve portare un segno di dipendenza, copertura sul capo a motivo degli angeli, non per rispetto verso Dio, a motivo, traduzione famiglia cristiana, a motivo degli angeli. A motivo vuol dire a causa degli angeli. Finisco. Ma è strettamente inerente? È un sì poco convinto. Pensavo alla domanda. Pensavo alla domanda. Dai, proviamo. Volevo sapere se c'è qualche riferimento alle quattro razze, diciamo, che esistono sulla Terra, cioè i bianchi, i neri. Cioè i riferimenti, allora, un attimo, velocissimo, i riferimenti sono che la genetica ci dice, ci parla di quattro, insomma, sì, la genetica dell'antropologia, quindi quattro ceppi importanti, che sono il sapiens classico, diciamo quello centro-sudafricano, il caucasico, il cinese e il Denisovan, che sarebbero, potrebbero arrivare, cioè non si capisce bene che legame c'è tra l'uno e l'altro, ecco, diciamo così. Cioè è difficile pensare che i gialli derivino dai neri, ecco. Anche perché i gialli, ma sono più o meno la stessa nostra latitudine. Se valessero le variazioni dovute al clima, al sole, eccetera, dovremmo essere o tutti gialli o tutti bianchi. Qualcosa che non va. Allora, segno di copertura a motivo degli angeli. Tertulliano, nel De Virginibus Velandis, dice che le donne che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti gli angeli si devono coprire il capo. Questo è studiato dalla Facoltà di Teologia dell'Italia del Nord, quindi non è lavoro mio, e quindi non me la proprio, per non eccitare sessualmente gli angeli. Nei testi di Qumran c'è scritto che le giovani ragazze che partecipano alle assemblee alle quali sono presenti i Malachim si coprano il capo a loro tutela. Perché i Malachim non andavano per sottile, non è che ti invitassero a cena. Ma poi vediamo se... Capite? Ma qui c'è scritto a motivo degli angeli, non per rispetto verso Dio. Scritto qui, Nuovo Testamento. Poi Paolo scrive un'altra cosa molto interessante a proposito di quelli lì. Noi siamo fatti a loro immagine e somiglianza, diceva prima. Allora, nel libro Non c'è creazione nella Bibbia, ho spiegato chiaramente cosa significa. E lì ci sono le traduzioni, che nella Bibbia non c'è scritto che noi siamo fatti a loro immagine e a somiglianza. C'è scritto a loro somiglianza con quel qualcosa che contiene la loro immagine, che è una cosa diversa. Lettera agli Ebrei, capitolo 13. Non dimenticate l'ospitalità. Per mezzo di questa, infatti, alcuni di voi, senza saperlo, ospitarono angeli. Cioè, sono talmente simili a noi che se qualche straneo vi chiede ospitalità, concedetegliela, perché magari è uno di loro. Paolo, famiglia cristiana. Cioè, sto o no facendo un lavoro da cretino? Vi leggo quello che c'è scritto.
vi leggo quello che c'è scritto. Per questo dicevo prima all'amico, no? Anche così com'è, se uno la legge con attenzione, tutte queste cose poi le capisci. Se poi la si legge con questo accorgimento qui, allora diventa ancora più chiaro, è ancora meglio. Ed è un accorgimento rispettoso, perché rispetta i termini usati dagli autori ebrei, quindi su questo nessuno ci può dire nulla, nessuno, anzi, dovrebbero farci i complimenti, sarà difficile, farci i complimenti per leggere la Bibbia in questo modo qui. Farci i complimenti. C'è un animale che ha il pelo che cresce all'infinito, è la pecora, ma la pecora è uno dei prodotti loro. Nessun ovino che vive in natura ha il pelo che cresce all'infinito. La pecora sì, ma la pecora è un animale d'allevamento da sempre. E il pelo suo viene utilizzato. Ma che strano. Ma che strano. Cioè, è tutto strano oppure non è niente strano se facciamo finta? Cioè, se facciamo finta è tutto coerente. Ripeto, facciamo finta, perché io non so se questa è verità, io non lo so, non ho le prove, non posso saperlo, per cui faccio finta, tanto nessuno sa se è verità quello che c'è scritto qui dentro, se è chiaro. Però facendo finta che sia vero, se mettiamo assieme tutte queste cose, il fare finta costruisce un quadro che è coerente, che non ha bisogno di categorie interpretative, che non ha bisogno di esegesi, che non ha bisogno di introduzione della categoria del mistero della fede o del mistero di Dio, che non ha bisogno, e vi ho detto prima, se volete rimanere cristiani e non bruciare nel purgatorio diventando ortodossi, eccetera, adesso vi dico un'altra cosa, vi dico un'altra cosa molto 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 carina, spero di trovare in fretta, sa dov'è. Il peccato originale, dimmi, chiudiamo con questo, va bene. Allora chiudiamo con sta chicca, va? Allora, è vero che una volta che sono venuto a Olbia ho finito alle 6 del mattino, ma ho finito alle 6 del mattino perché alle 6 e mezza avevo il check-in, quindi sono andato in hotel, ho preso il trolley che non avevo neanche aperto, sono andato all'aeroporto. Non dirlo perché è pericoloso. Allora, Adamo ed Eva compiono questo atto di disubbidienza, diciamo così. Tra l'altro, l'uomo viene creato da Dio libero. Alla prima decisione autonoma che Adamo ed Eva hanno preso, gli hanno fatto un culo così. Scusate il francesismo, però voglio dire, se uno è libero, no? Peccato originale. Allora, la nostra religione è basata sul peccato originale, cioè il presupposto è che noi nasciamo peccatori, abbiamo bisogno di qualcuno che ci riporti a riconciliarci con il Padre e poi, appunto, attraverso una vita fatta di sacrifici, sofferenze, quando il Papa ha detto chiediamo a Dio la grazia della povertà, a me è venuto da dirgli chiedila tu, nel senso che per noi chiedi la grazia della redistribuzione del benessere, non delle ricchezze, perché tanto le ricchezze sono inutili, cioè da un certo punto in avanti sono inutili, la grazia della redistribuzione del benessere, visto che sulla terra ce n'è per tutti. Quindi se tu, Dio, puoi fare qualcosa, ridistribuisci il benessere. Non dare la povertà a qualcuno che poi deve vivere nella speranza che poi... No, no, no. Fai che darci il benessere adesso e poi ne parliamo del resto. Vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare. Allora, noi nasciamo peccatori. Quindi si è parlato il 6 marzo del peccato originale. La domanda era sul peccato originale. Per gli ebrei il peccato originale non c'è, perché in effetti nella Bibbia non c'è. Quindi il rabbino, ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Aveva lì tre rappresentanti di ortodossi, cattolici e protestanti, che invece il peccato originale, no, a parte gli ortodossi, ma
E quindi, per quanto riguarda il peso del peccato originale, nell'ebraismo questo non c'è, se non in maniera estremamente velata, cioè non c'è. E quindi non ne ha parlato. Il peccato originale è un'idea che viene elaborata per prima da Paolo, tanto per cambiare, nella lettera ai Romani, dove dice appunto che per colpa dell'uomo, di un uomo, il peccato, quindi il male, quindi la morte, è entrato nella storia dell'umanità, e poi per merito di un altro uomo, che sarebbe Gesù Cristo, no, c'è la possibilità di riscatto. Il biblista valdese. Allora, tra Genesi 3, cioè che è il racconto della disubbidienza di Adamo ed Eva, e Romani 5, che è appunto Paolo, dove l'apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, quindi tra Genesi 3 e Romani 5, evidentemente non c'è coincidenza. E anzi, uno, leggendo Paolo, si può chiedere dove trova quell'idea. Ma se ce la state raccontando da 2000 anni quell'idea lì. Uno dice, si può chiedere dove trova quell'idea. Difatti dove la trova? Perché non c'è. Il teologo cattolico. Staccherei il concetto di peccato da un concetto clamico, cioè che se i genitori hanno peccato, i figli se lo tirano dietro. Ascoltate bene. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Quelli che mi dicono siamo rimasti delusi da quell'incontro, io spero che si rileggano le trascrizioni adesso che saranno disponibili. Perché che cosa si vuole di più di questo? Non esiste la registrazione video di questo. Esiste in rete, sì, sì. Sono 4 ore. Bibbia di Gerusalemme. Commento al passo di Genesi 3. Qui non si tratta di un castigo quando vengono cacciati. Non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva. Quando leggerete la Bibbia, anche nelle traduzioni che avete in casa, vedrete che gli Elohim dicono: adesso l'Adamo è diventato come uno di noi, al plurale. E quindi che non abbia accesso all'albero della vita, che sarebbe quindi a quella parte della sperimentazione che garantiva una durata di vita, e quindi li allontanano. Allora, si tratta di una misura preventiva, cioè gli Elohim hanno paura, di perdere totalmente il controllo sugli Adamo. E quindi li allontanano per quel motivo. Sentite questo. Quindi, non bisogna cercare qui tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti di riletture bibliche, per esempio quella di Paolo nella lettera ai Romani, o delle formulazioni dogmatiche della Chiesa. Non bisogna cercarle qui. Non ci sono. 1854, Pio IX proclama il dogma della Immacolata Concezione, che non vuol dire che la Madonna ha concepito Gesù senza il sesso, vuol dire che la Madonna è l'unico essere umano ad essere nato senza la macchia del peccato originale. Ma se il peccato originale non c'è, quello è un dogma falso, cioè dogmatizza il nulla, perché se non c'è siamo tutti figli di un'Immacolata Concezione, nessuno nasce macchiato. 1858, Bernadette Soubirous vede quella là. Dico quella là perché è lei che la chiama così, nel dialetto pirenaico la chiama Acheron, che vuol dire quella là. Quella là diventa la Madonna quando la Chiesa si impadronisce del tutto, ma per Bernadette era sempre Acheron, quella là. Quella là dice: io sono l'Immacolata Concezione. Ma se è la Madonna, sapeva di che cosa stava parlando? Visto che il peccato originale non c'è, se lei è la madre di Dio dovrebbe sapere, cioè, qualche informazione doveva averla.